Mai parlato subito. Allora, io sì, sono un fisico, un oceanografo, tecnicamente parlando, e studio un po' quello che mi interessa un po', quello che è il ruolo dell'acqua nel determinare le condizioni di vita in mare. Quindi cosa significa vivere nell'acqua per gli organismi marini. Studio quindi le correnti, la turbolenza, la diffusione di nitrati, soluti e cose del genere. Allora, la cosa più importante, il motivo per cui sono qui oggi però è appunto perché ho partecipato come uno dei coordinatori a questa spedizione che abbiamo fatto attraverso gli oceani globali, che si chiama Tara Oceans, di cui adesso vi racconterò un po' rapidamente le premesse scientifiche e la spedizione in sé. I risultati accennerò soltanto perché sono in corso di studio, i dati come vedrete sono veramente tantissimi, quindi posso solo fare degli accenni. Allora, molto brevemente, insomma, perché gli oceani, innanzitutto appunto l'arancia blu, cioè il pianeta poi alla fine per il 70% della sua superficie è fatto di acqua, ma è un'acqua che non ha caratteristiche uniformi, e questo è un po' il tema appunto dell'oceanografia fisica, cioè ci sono temperature che variano, la salinità, il sale disciolto varia enormemente tra le diverse regioni oceaniche, così anche la densità dell'acqua varia moltissimo. L'altra caratteristica degli oceani, come tutti voi potete saprete, allora scusate, non è molto chiaro lo schermo, però è che è tutto in continuo movimento, quindi non c'è una staticità rispetto a tutto quello che è studiare l'ecologia terrestre, per esempio. Qui invece abbiamo a che fare con qualcosa che è in movimento continuo, e quindi dobbiamo sia adattare le nostre caratteristiche e metodologie di studio a questo movimento continuo, sia cercare di capire il ruolo del movimento nella vita stessa. E qua vi facciamo un esempio, quindi questi sono gli Stati Uniti, questa è una carta satellitare della temperatura del mare, e qua potete vedere come l'acqua tropicale calda viene portata verso le zone fredde dalla corrente del Golfo, dalla famosa corrente del Golfo, che in realtà però, anche se è una specie di enorme fiume che scorre nel mare, è turbolento, cioè si rompe continuamente, è stabile, è una specie di filamento impazzito che continuamente crea vortici e altre strutture. Inoltre il mare non è isolato, anzi è strettamente legato a quello che fa l'atmosfera, cioè l'atmosfera, i venti, la radiazione solare, eccetera, eccetera, hanno un fortissimo impatto, per cui i due sistemi non vanno mai visti come dissociati tra di loro. Quindi perché studiare gli oceani? Ci sono tanti possibili motivi, diciamo i due principali, quello su cui di cui non parlerò oggi è il clima, cioè nel senso che quel discorso che facevamo prima, siccome il sistema Terra è un sistema in cui tutto è accoppiato, è un sistema complesso, allora non possiamo che cercare di capire il clima. Qui faccio un esempio per la complessità del clima, se vedete lì, quella è un'immagine della laguna di Venezia, completamente ghiacciata. Questa qui invece è una gouache del Settecento, dove vedete il Vesuvio, e qui davanti c'è neve ovunque. Cioè, era normale tra il 400 e il 700 che ghiacciasse la laguna di Venezia o che ci fosse neve ovunque, perché c'è stata una specie di piccola glaciazione in realtà. Quindi questo solo per dire che il clima di per sé è difficile da studiare perché ha delle oscillazioni sue interne, e noi per poterlo capire dobbiamo comunque comprendere tutto il sistema. Ma passo direttamente quindi a parlare invece della vita nel mare, qui molto brevemente. Questa è un'immagine satellitare di quella che è la clorofilla che troviamo in mare. Come vedete la distribuzione non è uniforme, ma ci sono zone molto più ricche e zone meno ricche, e lo scopo dei nostri studi è proprio capire perché alcune zone sono più ricche e alcune sono meno ricche. Sicuramente uno dei motivi è la disponibilità di cibo. Allora, se vediamo per esempio, questi sono i nitrati disponibili, i fertilizzanti se volete, disponibili sulla superficie del mare. Tutte queste parti qui sono zone in cui c'è assenza di nitrati, quindi i nitrati in realtà sono disponibili soltanto in alcune regioni degli oceani. E il motivo è la fisica degli oceani, cioè le circolazioni, le correnti, il vento. Ora non c'è tempo per andare nei dettagli, ma fondamentalmente quello che vedete qui è la firma superficiale di quelli che sono gli scambi verticali per chilometri di profondità all'interno degli oceani. Quindi il mare è un sistema complesso, qui non è molto chiara questa diapositiva, insomma non si vede molto bene, ma giusto era per dire e sottolineare che sottolineare semplicemente il fatto che appunto la fisica del mare è complessa perché è un fluido complesso, l'acqua, per
perché un'acqua sottoposta a energia crea moti molto complessi, ma è anche complessa per la biologia, e quindi l'accoppiamento dei due crea un sistema che è ancora più complesso e difficile da studiare. L'altro problema è che ci sono coinvolte scale spaziali che vanno da decine di migliaia di chilometri fino al micron, e così come scale temporali che vanno dal millesimo di secondo a aree geologiche, e sono scale che tra di loro interagiscono. Ora, l'oceano viene studiato con fondamentalmente tre approcci di tipo diverso. Un primo approccio è quello di osservare, andare lì con delle navi, misurare, campionare. Un altro approccio è quello di usare i satelliti, come accennerò poi in dettaglio, un po' più in dettaglio dopo, cioè di guardarlo, osservarlo dall'alto. Il terzo modo, che è quello forse in questo momento uno dei più importanti ed è una delle cose che faccio anch'io, e di simularlo con un computer. Quindi noi dividiamo l'oceano in tanti quadrettini, conoscendo le equazioni del fluido, istruiamo un computer a simulare l'oceano, e in questo modo possiamo, riusciamo a capire più o meno che meccanismi regolano il tutto. Ora, l'oceano, quindi, nell'oceano vivono organismi di vario tipo, cioè il plankton, che è trasportato, quindi è passivo, non subisce il moto dell'acqua, e poi ci sono organismi ovviamente più grandi che invece sono in grado di nuotare e di controllare quello che è il loro moto nell'acqua. Gli organismi ce ne sono tantissimi, ce ne sono fino a 1 milione in un bicchierino di acqua di mare, come dirò un po' più in seguito, e sono su scale varie. All'interno di quella che è una catena strofica, una catena diciamo alimentare estremamente complessa di cui conosciamo pochissimo, anzi potrei dire quasi nulla. La parte fondamentale di questa catena ovviamente è il cosiddetto fitoplancton, cioè sono queste piccolissime alghe che non riusciamo a vedere ad occhio nudo tranne in rarissimi casi, che formano un po' le foreste del mare e che appunto hanno il ruolo di prendere energia dal sole e tramite la fotosintesi clorofilliana e l'addizione di nutrienti nitride carbonica di formare materia. Ora, le forme dell'acqua. La cosa bellissima di questi studi è che questi microorganismi piccolissimi, visibili a occhio nudo, hanno, per ragioni che ancora non comprendiamo, le forme più variegate. Quindi possiamo vedere che questi sono praticamente degli spigli, questa è una specie di piccola anfora, eccetera, eccetera. Visto il microscopio elettronico scopriamo che hanno delle strutture ancora più complesse, e qui siamo su scale a questo punto del micron o sotto il micron, quindi hanno delle strutture complessissime che arrivano fino alle scale dei nanometri, di cui in realtà non sappiamo il perché. In teoria tutto quello che sappiamo come impatto dell'acqua, come fluido viscoso, dovrebbe fermarsi al millimetro, tutto quello che succede sotto ancora non c'è molto chiaro. Allora, poi c'è lo zooplancton, ovviamente. Lo zooplancton a occhio nudo possiamo vedere qualcosa. In realtà, se andiamo a vedere, è fatto tantissimi organismi di tipo diverso, ci sono micromeduse, ci sono gamberetti, alghe e cose del genere. Tutto questo va a formare una catena alimentare, come dicevo, abbastanza complessa, che va dai virus e batteri, passa per una struttura complessa di interazione a livello del zooplancton, il microorganismo, per arrivare poi in alto verso i pesci, le meduse e le catene trofiche, la parte più in alto. Un gruppo di animali molto importante per il mare, di cui non avete probabilmente mai sentito parlare, ma in realtà è fondamentale, sono i coperchi, che sono dei microgamberetti che hanno una scala fino a 2 mm, possono andare da pochi micro a 2 mm, che sono un po' gli insetti del mare, sono ovunque, hanno un ruolo fondamentale nel passaggio di energia dal fito a livelli superiori trofici. E hanno tantissime forme di adattamento, sono capaci di nuotare, di creare cosiddette feeding currents, cioè usando appunto la viscosità dell'acqua cercano di attirare il cibo creando delle correnti verso la loro bocca, per esempio. Ora, le scale quindi sono tantissime, abbiamo quindi animali di dimensioni gigantesche, abbiamo che la maggior parte in realtà della vita in mare è sotto il millimetro. Queste, non so se riuscite a vedere le scale qui, questi per esempio sono 100 micron, questa è la scala di questa colonia di diatomee, colonia di microalghe, e poi scendiamo fino ai virus che arrivano alla dimensione del nanometro. Questa vita in mare crea anche una struttura complessa, nel senso il mare non dobbiamo pensarlo come un qualcosa di omogeneo, ma si creano continuamente cosiddetti gradienti. Nel senso che purtroppo l'immagine è molto chiara, questa era sulla copertina di Science di un paio di anni fa, 2 o 3 anni fa. La cosa interessante è che continuamente, per esempio, i virus uccidono una cellula, per esempio, questa cellula rilascia tutto il contenuto organico che ha e crea una specie di piuma ricca di nutrienti.
A quel punto i batteri la percepiscono, notano verso di lei, i predatori percepiscono i batteri e continuamente c'è una specie di lotta per la sopravvivenza, a scale parliamo di micron fino al millimetro, che rendono il mare un qualcosa di fortemente disomogeneo a scale microscopiche, nonostante l'effetto del fluido. L'effetto del fluido che appunto si esprime, questa è un'immagine di turbolenza, qui sono tutti i vortici e qui siamo su scala complessiva, qui è un centimetro, sono vortici a microscala che continuamente agitano il mare e che quindi continuamente impattano per esempio la sedimentazione delle alghe o la sedimentazione degli organismi contro i quali gli organismi continuamente devono lottare perché vengono redistribuiti, così come impatta, immaginate, l'incontro tra una preda e un predatore. Se sei continuamente in movimento devi sviluppare delle strategie particolari per riuscire a prendere la tua preda o sfuggire al tuo predatore. Quindi di nuovo un esempio della fisica che fortemente condiziona la vita al mare. Per concludere questo primo excursus, vi devo dare un po' di numeri più precisi. Allora, in un litro di acqua di mare ci sono circa fino a 10.000 animaletti, fino a 100 milioni di microalghe, di cellule, e addirittura fino a 10 miliardi o 100 miliardi di virus in un litro d'acqua. Quindi quando siete a mare e bevete un po' d'acqua di mare per errore, insomma, state bevendo in realtà una zuppa di gamberetti e molte altre cose. La biodiversità quindi è il tema delle nostre ricerche, cioè capire perché c'è questa grandissima diversità, nonostante le scale piccolissime che stiamo parlando, e diversità che non riusciamo a capire, perché non riusciamo a capire quali sono le nicchie ecologiche di questi animali a questa scala, perché c'è così tanta diversità quando alla fine pensiamo che i nutrienti sono 3-4 tipi, le condizioni ambientali di luce più o meno sono le stesse ovunque. Quali sono i fattori che creano questa grandissima diversità? Questa è la domanda scientifica che ci poniamo ed è uno dei grandi quesiti della scienza, il cosiddetto paradosso del plancton, cioè la diversità osservata a microscala è probabilmente 1000 volte, cioè 300 e 1000 volte più grande di quella che noi teoricamente possiamo spiegare. Allora, un elemento fondamentale più recente è l'introduzione della biologia molecolare, nel senso che adesso sì, anche questioni tipo ecologico, nel senso domande come quella che ho appena fatto, la affrontiamo usando la biologia molecolare. Sostanzialmente andiamo a vedere nel DNA o nell'RNA degli organismi che capacità potenziali ci sono da parte dell'organismo di per esempio utilizzare i nutrienti, di utilizzare la luce, di sfuggire o di percepire con l'odore chimico un predatore e cose del genere. In questo contesto la spedizione che abbiamo fatto è stato un elemento di grande novità, perché è stata in realtà concepita da biologi molecolari e quindi già dall'inizio è partita con l'idea di avere un campionamento in tutti gli oceani del globo, non solo delle caratteristiche fisiche, ambientali, chimiche, eccetera, eccetera, ma soprattutto di anche poter campionare in maniera omogenea, con protocolli standard, quello che è il contenuto molecolare di una goccia d'acqua, cioè andare a vedere che cosa c'era nel DNA come potenzialità di geni esprimibili e anche nell'RNA, cioè che cosa veniva espresso in un dato istante, in una data condizione ambientale dalle cellule. Un elemento importante che volevo sottolineare di questa spedizione, di cui illustrerò adesso alcuni elementi, è che è stata un'iniziativa di tipo privato all'inizio, cioè è totalmente diversa, almeno come mia esperienza, da quello che ho vissuto fino ad ora. Qui, in questo caso, sono stati una famiglia di mecenati francesi che sono fanno mecenatismo sia nella scienza che nell'arte, e da quel motivo poi il mio incontro con Giuseppe, che ha proprietario di questa barca e l'ha messa a disposizione della comunità scientifica. Quindi la comunità scientifica a quel punto, in maniera quasi volontaristica, si è riunita in un gruppo di lavoro, in un consorzio, e usando questa barca, ma anche le disponibilità finanziarie messe a disposizione da questa famiglia, più fondi propri degli istituti, cioè senza fare progetti europei o complessità burocratiche, ma semplicemente mettendo una propria parte, si è creato un consorzio e siamo partiti nel 2009 per fare questo giro del mondo. Il giro del mondo, quindi, che abbiamo detto prima, è quello appunto il cui scopo era quello di cercare di capire cosa determina la diversità in mare. E ovviamente questo ha anche poi un impatto diretto sulla nostra vita, perché dovete immaginarvi che siccome non conosciamo il mare, significa che non conosciamo anche molti segreti della vita al mare, segreti che potrebbero avere un interesse per noi, perché ci sono tantissime molecole che noi non conosciamo che esistono in mare,
Vi dico soltanto che noi, per esempio, uno dei risultati che abbiamo avuto, adesso abbiamo sequenziato una cifra su quella che è la diversità genetica, per esempio genomica, dei batteri in mare, e la cifra è di intorno a 40, abbiamo trovato circa 40 milioni di geni diversi, di cui meno della metà era conosciuto prima la scienza. Questo tanto per avere un'idea di che tipo di potenzialità di scoperta c'è in questo tipo di studi, quindi con impatti diretti potenzialmente su medicina, biotecnologie, eccetera, eccetera. Allora, la spedizione. Quindi siamo partiti nel settembre del 2009 da Lyon, in Francia, abbiamo attraversato il Mediterraneo con una sosta a Napoli, poi Mar Rosso, Oceano Indiano, abbiamo attraversato l'Atlantico Meridionale fino all'Antartide, e poi abbiamo fatto un giro, un largo giro nell'Oceano Pacifico. All'origine si doveva arrivare in Giappone, poi con il maremoto siamo stati costretti a tornare indietro, e poi attraversavo di nuovo l'Atlantico. Come era organizzata una spedizione del genere? C'è un continuo, innanzitutto, il chief scientist, capo scienziato a bordo, c'erano circa 10 ricercatori a bordo in ogni momento, era in continuo contatto con un team a terra di oceanografi che, tramite informazioni tipo satellitari, come dirò poi in un momento, dava indicazioni su dove andare a campionare. A quel punto veniva il campionamento, venivano presi i campioni in diverso modo, come dire un momento, che poi venivano ogni tot giorni, in genere ogni mese circa, depositati a terra e portati in conservazione, in situazioni di conservazione del freddo, eccetera, eccetera, fino a un centro di ricerca in Germania. La barca, quindi, in realtà era stata attrezzata con strutture e materiale oceanografico, cioè era una barca che era completamente trasformata in quello che era un vero nave da ricerca, e usavamo quindi sonde multiparametriche per profilare la colonna d'acqua, abbiamo usato dei retini per prendere dei campioni, c'erano dei sistemi automatici di rilevo, per esempio, di spettrofotometria e altre caratteristiche dell'acqua. Il tutto organizzato, non si vede molto bene, ma insomma il tutto organizzato in maniera tale da coprire una ampissima scala di taglia degli organismi, quindi dai virus, qui stiamo parlando da poco più dei nanometri, fino a circa 2 mm. Quello che vedete qui, come invece come dimensione, è quanta acqua è necessaria da filtrare per ottenere un campione significativo. La cosa importante è che, siccome gli animali sono molto più rari che i virus, quindi devi fare un tipo di campionamento tale per cui devi campionare, devi prelevare molta più acqua, se può essere degli animali, dell'acqua che prende i virus. Quindi quello che vedete qui in realtà è la proposta, è quanta acqua veniva filtrata per riuscire ad avere un campione a seconda della taglia. Come si lavorava a bordo poi alla fine? Come in tutte le navi oceanografiche, lo strumento principe è la cosetta Rosette. La Rosette contiene una serie di bottiglie che si chiudono automaticamente a profondità decise via computer durante le misure. Sotto c'è un cosiddetto CTD, cioè uno strumento che rileva in continuo temperatura, salinità, in realtà conducibilità, e pressione, ossigeno e nitrati, ci permette di vedere un profilo della struttura della colonna d'acqua. Poi si usano retini di diverse dimensioni e sistemi di filtrazione dell'acqua per separare. E queste erano un po' le condizioni a bordo, quindi c'erano dei piccoli laboratori, questa è la Rosette che veniva calata, dietro c'era un vericello con cui veniva messa a mare per profilare in circa il primo chilometro la colonna d'acqua. Questo è un esempio di come era l'impianto di filtrazione a bordo. E quindi, e questo poi invece è giusto uno schema abbastanza rapido, insomma, per ognuno di quei campioni là, su ogni classe d'Italia, è stato messo da parte il DNA e l'RNA ed è stato sequenziato. Quindi è stato creato un database gigantesco, poi vi dirò i numeri un po', insomma è stato quindi sequenziato tutto quello che c'è nell'acqua, dalla base alla... Okay. Allora, stessa cosa è stata fatta con imaging automatico con diversi strumenti di microscopia. Ora in realtà vi faccio solo vedere rapidamente una sequenza di immagini, non è che c'è... perché come vi dicevo, un po' per darvi l'idea di come si lavora a bordo, un po' per far vedere cosa abbiamo trovato nell'acqua. Quindi questo qua per esempio è una diatomea, cioè una specie di microalga, e questo è un predatore delle diatomee che stava nuotando. In quel momento siamo sempre sulla scala sotto il millimetro. Questi sono dei radiolari, con una struttura che potrebbe essere fatta per esempio in stronzio o in calcare. Questi sono dei foraminiferi. Questo è un copepode, come vi dicevo prima, una specie di
diciamo, gamberetto, insettino di mare, se volete, queste sono le sue uova che si sta portando dietro. Tutte foto fatte a bordo durante la spedizione. Questi sono degli anfibodi, quindi questo che fa un po' paura, che tra l'altro ha ispirato Alien, come veramente sul serio. Ed è un anfibodo, quindi un predatore, questi sono di cordata. Dei molluschi, questa è una microconchiglia in realtà, meduse, crostacee e così via. Tutto questo campionato in continuazione ovunque. Questo sono io a bordo, che insieme al capitano della barca decidevo ogni volta dove bisogna, quando sono stato a bordo, dove si doveva andare. Insomma, è stata comunque una spedizione, quindi una spedizione di scoperta, va bene? Cioè, si partiva da un'ipotesi generale, però in realtà sostanzialmente non c'era un'ipotesi specifica, perché adesso abbiamo creato soprattutto un database e adesso stiamo esplorando con una serie di risultati. Per concludere, quindi, la descrizione della spedizione, che abbiamo percorso quindi in 2 anni e mezzo 115.000 km attraverso tutto l'oceano di bordo, ci sono stati 126 scienziati che si sono alternati a bordo, in un team di 21 istituti scientifici. Quello che è importante è che abbiamo creato un database in cui sono circa 30.000 campioni biologici, soprattutto di tipo molecolare, e 13.000 misure ambientali associate, e quella probabilmente la più grande collezione moderna di plankton, acquista delle capacità, della profondità, della conoscenza che ci apporterà. L'ultimo aspetto che volevo sottolineare qui è che la sfida più grande di questa spedizione, dal mio punto di vista di fisico, è la multidisciplinarità. Cioè qui veramente si lavora in un contesto completamente nuovo rispetto all'ecologia precedente, perché si lavora fianco a fianco con biologi molecolari, con chimici, con fisici, con oceanografi, con biologi, con ecologi. E devo dire che per me è stata la sfida più importante, più divertente, ma anche la più difficile. Cioè è stato molto più difficile imparare il linguaggio degli altri miei colleghi che in realtà andare a bordo e fare il lavoro pratico. Cioè è veramente una grande sfida, ci sono avuti anni per iniziare a parlarci, adesso ci siamo riusciti e devo dire con grandi risultati che non sono ancora definitivi, per cui non ve li ho voluti presentare oggi, spero ci sarà un'altra occasione, ma stanno venendo risultati affascinanti, però ripeto, la sfida è soprattutto che il futuro è nella multidisciplinarità in questo campo. Scusatemi se sono...